Buongiorno e leggerezze, bentornati ad un altro appuntamento con Talk to You, il piccolo talk del sabato pomeriggio di OA Sport. E come sempre al mio fianco non poteva mancare Massimo Cassanelli. Bologna, ti hanno anche riconosciuto. Quando? No. Come stai? Come sta andando questa settimana santa di Sanremo? Guarda, diciamo che è una settimana santa per gli altri, per me è una settimana infernale, ovviamente, perché il lavoro è quadruplicato, però ecco, se riusciamo a tirare avanti in questa settimana vuol dire che possiamo affrontare di tutto. Esatto. E di plus, insomma. Vabbè, esatto. Allora, Massi, proprio perché tu hai anticipato la parola Sanremo, e questa settimana ho invitato un collega del web, della rete, un blog che si occupa incessantemente di televisione, che io personalmente leggo sempre, ma tutti addetti ai lavori strizzano sì, sempre. Molto conosciuto. Sì, perché è molto preciso e puntuale, fornisce notizie dettagliate su tanti programmi, quindi sono contentissima di avere qui con noi Luca Germanò di Bubino Blog. Ciao Luca, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao Luca, benvenuto. Grazie per l'invito. Chiedo scusa per la voce, ma c'è un po' di febbre a 38, quindi... Vabbè, un po' di febbre a 38, insomma, è un caos. Luca, non preoccuparti, l'importante è che siamo tutti seduti e riusciamo a farci, in realtà, due chiacchiere, perché queste sono, insomma, è un talk, quindi chiacchieriamo un pochino. Allora, Luca, tu sei Bubino Blog è... Qui chi frequenta la rete, chi frequenta il web conosce benissimo Bubino Blog. Ecco, come nasce l'idea del blog, Luca? Allora, l'idea del blog nasce dal mio gestore, che è un ragazzo di Torino, che era un commentatore delle prime versioni di TV Blog. Poi decise in maniera autonoma di aprirsi lui una sua community, così per scherzo, in maniera amatoriale, e aprì Bubino Blog, che così per gioco possiamo dirla tutta, e ho cominciato a fare i primi articoli. Io all'epoca ero ancora minorenne, forse facevo ancora le superiori, e io ho appassionato di televisione da sempre, da quando voi facevate il pubblico parlante di amici. E infatti l'ho contattato e lui mi disse onestamente: guarda, lo facciamo per passione, cioè non è un lavoro. E quindi mi fa: prova a fare un pezzo e poi entri nella nostra squadra. Io ho cercato la mia cameretta a sentire autori e tutti, e feci la mia prima intervista a un autore bravissimo. Non faccio il nome, non so se posso farlo. Posso certo, farlo. Devi. Certo. Pastrello Fabio. Che certo, saluto. Lo salutiamo, sono Fabio. E quindi io entrai in questa squadra fatta di ragazzi di tutta Italia, giovani. Non abbiamo una sede, una redazione, non è un lavoro, non veniamo pagati, facciamo per passione. Poi inizialmente lo seguivo molto di più a livello di articoli giornalmente, perché comunque non lavoravo, ero un ragazzino. Adesso ci sono i ragazzi che fanno più quel lavoro là, io seguo più il livello di contenuti più importanti e le interviste. Comunque anche solo dietro un'intervista c'è un grande lavoro. E mantenere i contenuti, andare nei programmi quando riesco a farlo con il lavoro, però non è tutto merito mio, ma è merito dei ragazzi che sono bravissimi. Però è un gioco di squadra, io sono quello che ci mette un po' più la faccia. Poi il mio sogno nel cassetto è quello un giorno magari di poter lavorare dietro le quinte televisive, e questo è uno strumento per farci conoscere. Però lo facciamo con passione, quello che dico sempre a tutti, che la televisione deve essere una passione, uno strumento che ci tiene compagnia. E molti colleghi, altri siti di cui non faccio nomi, tendono a criticare molto spesso un conduttore o un programma. A me questa cosa non mi piace, cioè io lo dico sempre: se una cosa non ci piace, ci sarà critica costruttiva una volta, ma il telecomando è fatto da 9 canali, più tutti i digitali, più tutte le nuove piattaforme. Non concentriamoci nel distruggere un prodotto, anche perché comunque solo se vai dentro uno studio televisivo capisci quanta gente lavora dietro un conduttore o una conduttrice. Quindi dietro al fallimento di un conduttore ci sono centinaia di persone che magari rimangono a casa. Bravo. Sono d'accordo con te e avallo nettamente questo pensiero. A me dà personalmente fastidio l'accanimento, perché poi ecco, lì non è più critica, ma poi diventa antipatia personale, non è più professionale quella forma di lavoro. Luca, però a questo punto me l'hai proprio servita su un vassoio d'argento. Hai detto che seguivi me e Massimo quando eravamo ad amici, adesso ci dici in faccia
quello che pensavi di noi, eh? Ero piccolino, ero veramente piccolo, quindi non potrei dirti una cosa per un'altra. Eravate piccoli, secondo me il pubblico parlante era un bello strumento, perché quando sei dentro a quella gabbia comunque sei dentro delle mura, quindi tu non hai tanto la percezione con l'esterno. Sì. Potrebbe essere un confronto costruttivo. Oggi invece secondo me questi ragazzi di oggi sono troppo dentro questa bolla dove ci sono tutti che gli fanno complimenti, numeri, di streaming, cioè poi quando escono fuori secondo me perdono un po' la bussola. Cioè secondo me il confronto con la critica anche del pubblico della casa che ti vede ci sta, magari impostato in maniera differente, però è sempre un confronto perché comunque non avrei solo a che fare con giornalisti. Secondo me, perché comunque i giornalisti si fanno il loro, però si sa che le radio che vanno in studio vengono pagate per essere lì, quindi non manderanno mai, non demoliranno mai una persona. Magari quando poi usciranno lo ignoreranno. Lo dimostra un po' il fatto che comunque gli altri, da 2-3 anni ci sono molte radio nel pomeridiano. E questi ragazzi secondo me perdono un po' la bussola. Quando escono fuori poi pensano che questo successo debba proseguire tastativamente, invece non sanno che poi quando escono da lì uno su cinque, cioè dell'anno scorso, chi ci si ricorda? Angelina. Ma Angelina viene un frutto di una famiglia, cioè non è nata ad amici, è nata ad amici per farsi conoscere, come è stato per il Gigi D'Alessio, come è stato quest'anno per Holden. Sono persone che ce l'avrebbero fatta comunque indipendentemente da amici, che i genitori, in questo caso Angelina, magari la famiglia, perché il papà non c'è più, magari hanno deciso di farli conoscere tramite queste strutture per non direttamente col singolo popolarissimo, tipo Holden avrebbe tutte le carte in tavola per fare un singolo con Laura Pausini, non ha bisogno di come Figi D'Alessio non aveva la necessità di andare da amici, era un modo per farsi conoscere, ha utilizzato quello strumento, adesso non si sente più tanto, era molto bravo lui secondo me, però magari poi molto bravo nel pomeridiano, ma poi nel serale si perse e dicono che degli screzi ci sono stati perché lui non decise di essere seguito dalla casa discografica. Decide e quando di... fai questo è, diciamo che non fai una bellissima mossa. Infatti poi da lì non è stato mai più invitato, poi io dico quello che leggo nel web, non lo so per certo. No, è vero. No, però è vero. Luca, ad esempio, tu mi hai nominato Angelina, che ovviamente in questi giorni è protagonista del Festival di Sanremo ed è inutile negarlo, però io proprio recentemente, ieri pomeriggio, ho fatto un post dove ho dato un po', diciamo, quelle che sono le mie impressioni sui brani, parlando di Angelina. Quello di cui mi meraviglio un attimino è che Angelina era già invitata ai festival del 1° maggio, pubblicava comunque dischi, però non mi sembrava di sentire questa critica sperticata in lodi come adesso, cioè nel senso, come mai prima, cioè, se uno è un talento a prescindere, non deve aver bisogno del canale di Maria o della gente Marta Donà per emergere, nel senso, dov'è la verità? È troppo adesso o niente prima? No, secondo me è una via di mezzo, per essere buono, non voglio fare il buono samaritano, però ti faccio un altro esempio. Teresa Magnino penso sia una grande comica, una grande professionista da sempre. Oggi se leggevi la stampa di web o cartacea la osannavano come se fosse nata oggi come talento. Tutti che le vogliono offrire programmi. Tutti come se stesse diventando, fosse emersa ieri per la prima volta. Ma non è così. No. Non però lo sappiamo anche noi utenti che non è così. Angelina non la conoscevamo nemmeno. Ti rispondo un po' a quello che tu mi hai detto su Angelina. È trovarsi, se ti trovi nel posto giusto, al momento giusto, le luci su di te si accendono e quello che hai fatto prima non si prende più in considerazione. Come un po' Teresa, ieri non aveva bisogno di Sanremo lei. No, però io parlo della definizione di talento, nel senso che adesso sembra un talento incredibile e prima nessuno ha notato questo. Della Magnino comunque non si dice che sia un talento oggi, si dice le offriamo un programma in Rai, è diverso. No, però perché prima è sempre stata lì, non ha mai avuto un ruolo, sì, ha fatto delle cose importanti, però non si è mai affermata come Checco Zalone, per esempio. Però ha lavorato con Checco Zalone, la Magnino, ha lavorato a Zelig, non ha fatto non ha mai avuto un ruolo
importante. Io ti ho fatto un esempio. Sì. Non era, per dirti, era un talento prima come un talento oggi, Angelina, non c'era bisogno di amici. Ti è fatta conoscere. Ti rispondo alla tua domanda così usciamo da questo limite. Allora abbiamo bisogno di Maria per emergere, questa è la verità. Bisogna trovarsi il momento giusto al posto giusto, come in ogni cosa. Mi sembra una risposta troppo diplomatica. Massimo, ti lascio la parola. Guarda, io invece volevo tornare un po' sull'argomento che ho affrontato anche con Simona questa settimana. Io non ho trovato quest'anno le canzoni proprio al primo ascolto, al primo impatto, da brivido e insomma da colpo allo stomaco, no? Posso dirti questo, è vero come si dice che non c'è un podio quest'anno già un po' predefinito e non si capisce come saranno le previsioni, voluto o non voluto? Tocca a me. Sì. Allora, io ti posso dire che di quelle canzoni che ho ascoltato, quest'anno l'unica canzone che mi ha fatto saltare dal divano è stata quella di Rama, per gusto personale. Le altre canzoni, hai ragione, sono tutte in linea. Riascoltandole in questi giorni in ufficio, quelle che mi hanno un po' spiazzato sono state la Bertè, che riascoltata un po' più di volte è forte. Annalisa è forte questa settimana, ma la lunga stanca, non ha la potenza di Mon Amour questo singolo. Bravo. Sarà molto stanca, non avrà sulla scia, non avrà un grande prosegui. Da Bertè invece scocciato, perdonatemi, a me ha già scocciato quel refrain e sono passati tre giorni. La Bertè invece secondo me è molto forte, molto molto. Mi hanno deluso in Gramaro per quello che dicevano la carta stampata, che avevano ascoltato le canzoni prima della saranno i vincitori assoluti, canzone bellissima, osannati, canzone che io non sento nel radio, non so neanche il ritornello, e a me loro piacciono molto. Angelina, bella canzone, però ti devo dire che il precedente singolo di quest'inverno mi è piaciuto di più. Anche a me, sono d'accordo con te. Qua poi stiamo valutando più il personaggio che la canzone in questo contesto, secondo me. Bravo, sì. Ed era quello che volevo dire nella domanda precedente, esattamente. Cioè, c'è un'attenzione su Angelina, secondo me estrema, fin troppo, perché tra l'altro si rischia di bruciare la bravura della ragazza, perché passa più per il personaggio del momento, per la giovane emergente del momento, ma di fondo questo talento, se c'è oggi, ci doveva stare anche ieri. È proprio questo quello che intendevo dire. Tra l'altro Angelina, ragazzi, non ha neanche vinto ad Amici, se ben ricordiamo. È vero. Anche Maneskin ha vinto tanto. Come? Ha vinto il circuito canto, non poteva vincere il programma perché Mattia era troppo forte. Lo dimostra Andrea Müllers quando ha vinto Amici dopo 2 anni, che gli infortuni che arriva dopo, si è fatto 2 stagioni. Anche l'anno di Andreas, ha vinto Andreas il circuito canto, non mi ricordo chi lo vinse quell'anno. Non lo so. Io ricordo esattamente. Però sono troppi ormai. Non penso l'avesse vinto i Rama, non era l'anno di Rama, il primo anno di Rama. No, secondo me no. No, però diciamo che c'è un lavoro su Angelina capillare, dai, non si può negare questa cosa. Però ti posso dire che lei, a differenza di altre, per essere una neo artista, un neo big, nonostante abbia una gavetta molto importante, a differenza di Emma e di Alessandra, che ormai sono veterane dei palchi, lei se l'è mangiato il palco. Sì, quello sì. Ho notato una stata preparata bene ad Amici, ragazzi, perché me la ricordo, inizialmente era abbastanza restia e timida nell'esprimersi, secondo me hanno fatto un gran lavoro già dall'anno scorso. Amici, il grande lavoro che fanno negli ultimi anni, come dicevamo prima, è vero, se nella bolla, sempre giudizi di persone del settore, sì. Però rispetto alle edizioni in cui andavate voi come commentatori esterni, adesso c'è un'altra tipologia, preparano le persone per essere delle star. Cioè fanno comunque dei corsi che prima non facevano, prima era canto, ballo, recitazione, adesso fanno tutti i corsi con i coreografi che gli aiutano a stare sul palco, cioè, sì. C'è tutto un altro tipologia di lavoro, lo dimostra infatti l'ha dimostrato lei.
Luca, ascolta, affrontiamo un attimino la polemica Joliet, Napoli, napoletanità, dialetto napoletano. Io faccio una mia premessa e dico: vi ricordo che ci sono stati Tazenda al Festival di Sanremo e nessuno si è mai lamentato. Vi ricordo che Pino Daniele ha fatto la storia della musica italiana e nessuno si deve permettere di dire mezza parola su Pino Daniele. Non capisco tutto questo caos attorno a Joliet, sinceramente. Allora, ti trovi su un tema con un mio caro amico, mi piace ogni tanto batticchiarci su questa cosa della napoletanità, perché lo criticavo questa stessa cosa, mi collego ad amici, su Sì. Petit, grandissimo artista, lui questo amico è napoletano, e gli dico, ma perché ogni 3x2 c'è il verso di Napoli? Che grande stima per il sud d'Italia, io sono calabrese, quindi figurati, non, però tante volte viene usato un modo per attrarre l'attenzione, perché se la canzone di Giulia è molto bella, radiofonica, non si può dire nulla. Giusto che sia in gara, perché comunque è giusto, cioè non bisogna fare distinzione, però non c'è una strofa in napoletano. Comunque è la maggior parte. Bisogna tenere in considerazione, secondo me, che il pubblico che ci vede è di tutte le regioni, tutto il mondo, quindi ci sta un verso, ci sta una strofa. Però secondo me tutta la canzone è poco italiano, rischia comunque che certe persone sono tagliate fuori nel comprenderlo. Oppure dovresti mettere i sottotitoli. A me sembra un po' esagerata sta polemica, sinceramente, che No, oggi è nel 2025. un modo per essere un po' politico corretto. Cioè, secondo me è giusto che sia in gara, però c'è anche da dire che non tutti sono tenuti a sapere, a comprendere quel dialetto, Certo. se, purché sia il dialetto più famoso del mondo, fra un po' è più famoso il napoletano dell'italiano. Esattamente, appunto, io ti devo dire che faccio fatica alle volte a capire, ad esempio, Mahmood quando canta, ragazzi, con tutto che è italiano, Non è per stare un po' in mezzo, tipo ad amici, Petit, secondo me, sa che lui è forte In quello. mettendo Napoli, perché non prendiamoci in giro, sappiamo No, è benissimo che. vero, è vero. E quindi seppure bisogna, secondo me, moderare un po' le cose, perché non puoi andare avanti solo con una tipologia di canzoni e strumenti. Però Giulia E è allora, bravo. per ricollegarci a questa, diciamo, paraculata, ti dico che anche Angelina ha cantato in napoletano e lei non è napoletana. No, no, ma infatti secondo me ti posso dire chi lo fa perché ha le proprie corde, ma sa anche che comunque è uno strumento per arrivare in maniera più veloce al pubblico. Non nascondiamoci dietro un dito. Esattamente, però non deve essere una colpa se un cantante come Joliet a questo seguito, ragazzi, se il televoto è previsto nel regolamento, non, cioè, no, purtroppo Certo. o cerchi tutti gli artisti con le fan base allo stesso livello, o se no diventa, cioè, diventa una lotta senza senso. No? Sì, il televoto può essere uno strumento pericoloso tante volte, secondo me, Anche perché comunque. la sala stampa può esserlo. No, no, ma tutti siamo pericolosi, perché poi la musica è l'unico strumento, al di là delle empatie e simpatie che uno può avere per un artista. La musica è personale, cioè a me può piacere una cosa, a te può piacere un'altra, a me Esatto. può piacere un'altra. Giusto. Quindi non è uno strumento che può accomunare tutti. Unisce la passione per la musica, perché è l'unica cosa che a tutti piace al mondo della musica, però Esatto. la musica che piace, il settore della musica è personale, cioè, sono Quello sicuro che che. io chiedo per favore è che la musica non diventi uno strumento di divisione, No, cioè deve. No, la infatti, musica no, no, deve no. unirci tutti quanti, Non c'è una verità. anche nei Esatto. dialetti ci deve unire, perché dobbiamo Esatto. ricordare, altrimenti entriamo nel cliché del nord contro sud, del napoletano contro Esatto. No, no, siamo il milanese, e queste nel sono cose, 2024. lasciamole fuori dal Festival di Sanremo e dalla musica Esatto. soprattutto. Massimo. Non c'è una verità assoluta, mi viene da dire, nella musica. È bello che ci siano, no? Ognuno ha i suoi gusti, insomma, si va in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come diceva Valerio, anche in quel senso. No, la prossima domanda, io non so cosa pensate voi, insomma, volevo tornare un po' a questa polemica di John Travolta, no? Io anche lì mi sarei aspettato un John Travolta stasera, anzi ieri sera, scusate, con Lorella Cuccarini e un medley di Grease. Questo non è successo e mi è dispiaciuto perché secondo me è stato un talento sprecato avere un ospite del genere e bana non banalizzare tutto a un ballo del qua qua. Ecco, vorrei sapere cosa ne pensate. Allora, rispondo un attimo io, Luca. Io ti dico che secondo me, viste le cose che sono uscite fuori,
sul fatto che lui si sia proposto perché era già qui, era in Francia a registrare uno spot per le scarpe, per i marchi di scarpe che ha bellamente messo in mostra. Credo che abbia posto lui e l'ufficio stampa dei Veti, ovvero niente domande, niente pagliacciate, va bene il ballo del qua qua e stop lì. Poi a un certo punto si è fatto girare, come si dice a Roma, il chiccherino, non gli è più piaciuto il ballo del qua qua, ed è entrato sul palco dell'Ariston. Luca, penso che tu lo possa confermare perché avrei visto la puntata, immagino. John Travolta non è entrato proprio con questa come dire, apertura nei confronti questa spinta. Di esatto. E cos'è? Sono un po' stufo di questi ospiti stranieri strapagati o in borso spese che non danno nulla al programma in sé. Secondo me siamo pieni di talenti in Italia, oppure magari fare una ricerca più ricercata nell'invitare un big, anche straniero, che possa veramente apportare qualcosa di bello al programma, che sì, venga lì, faccia un cantante un mini show dei suoi pezzi, un attore che magari si racconta, faccia un'intervista dove racconta la sua storia, possa raccontare i suoi successi, uno scenografo, un regista, un stilista che magari presenta una sua collezione di moda, cioè sto facendo gli esempi. Però basta questi ospiti strapagati o rimborsati che fanno le mummie, scocciati, basta. Sono io, anche d'accordo, perché ormai devo dire che la verità sono anche bolliti, nel senso che Sì, concordo. Ma avessi portato Iago Belordi, io ti avrei detto evviva! Allora sì che l'Auditel schizzava le stelle, non so. No, cosa però vi giuro che è stato un sogno infranto. Io veramente volevo vedere Lorella e lui a fare qualcosa di gris. Quindi sono stato proprio un ingenuo. È stato mal gestito perché con Lorella oggi avrebbero dovuto metterlo al venerdì e creare una gag su Gris o anticipare Lorella a martedì se lui poteva. Esatto. No, mi speravo che coincidessero, invece niente, è stato un ingenuo. Hai detto una cosa giustissima, avendo Lorella, perché non approfittare visto che lei ha fatto Ma sì, ma io proprio ve lo dico, quando ho saputo che era ospite lui, avevo pensato che gli autori avessero pensato di metterli insieme. Ho detto, ma pensa che ingenuo che sono stato, invece niente. E Luca, come? Niente. No, di. No, vai. Oh, no, gli autori sono impegnati a gestire la scaletta, a fare tante altre cose, quindi. Beati loro. Senti, allora Luca, diciamo che abbiamo più o meno tutti quanti un'idea delle canzoni di quest'anno, no? Ti sono finendo? Come? Sta già finendo. In alto a sinistra c'è il tempo, dobbiamo finire in tra 8 minuti. Quindi 8 minuti ancora abbiamo. Dai, facciamo un podio, nostri tre, veloci, così parliamo anche di altro. Allora, se io potevo, parto io che sono la conduttrice e quindi comando. Certo. Allora, io metterei al primo posto Ricchi e Poveri, pensa. Cioè, per me loro sono i vincitrici di questo Festival di Sanremo. Per me Angela è una numero uno, la vedrei all'Eurovision, ma adesso, proprio in questo momento, non solo per la canzone che è veramente nazional popolare ed è proprio in linea col festival, ma anche nel suo modo di porsi con questa vitalità, questa allegria, cioè voglio dire all'età, alla sua età tra l'altro, perché non stiamo parlando di Angelina Mango che ha 20 anni, stiamo parlando di Angela di 70, non voglio dire, non vorrei sbagliare, ma insomma di una donna. Al secondo posto, allora, io ti dico il primo per me è quello, ma lo so già che non sarà così, Vabbè, la musica è così, è bello perché ognuno ha le proprie passioni, come esatto. Musica è personale. Poi, guarda, io ho una serie di canzoni preferite, Gali, In Negramaro, Mi dispiace, Diodato, questi sono Big Mama, però Big Mama... devo un attimino concentrarmi un po' di più perché non vorrei che giocasse troppo su questa cosa della fisicità, ok? Io voglio ascoltare Big Mama, tra l'altro neanche guardo il fatto che lei sia comunque una presenza abbondante, no? È una cosa che mi sfugge. E niente, quindi diciamo che questi sono... La Bertè non mi piace, ragazzi, cioè è la solita canzone, La Bertè... tanto pompata secondo me dai giornalisti, però sinceramente se io devo scegliere tra lei, diciamo i pari età, tra lei e Angela dei Ricchi e Poveri, tutta la vita Angela dei Ricchi e Poveri, io. Prego. Vado io?
Guarda, io di Angela invidio cosa prenda per avere quell'energia, ditemelo che lo prendo anch'io, prima cosa. Loredana Bertè, premio Mia Martini. Il mio podio sarebbe Annalisa Mahmood Ghali al momento, ve lo dico molto sinceramente. Questo è un po' quello che mi rimane del festival. Luca, Vai, Luca. io voglio fare un podio generazionale, tanto non sarà così. Quota over Bertè, quota via una fascia un po' intermedia, metterei Alessandra, perché non la considero più giovane. E poi primo Irama. No, ok, vabbè. Diciamo che a parte le ultime due, sul primo potrei anche essere d'accordo perché la canzone di Rama è una bella canzone, lui è bravo, una gran voce, Ho fatto un assolutamente. po' podio generazionale, poi sto A me benissimo. Alessandra è abbastanza deluso, sinceramente. Cioè, ho aspettato 15 anni per vederla sul palco dell'Addison e non ha osato. È rimasta anche lei su un livello, cioè lei dopo 15 anni mi devi dimostrare che sei maturata, che sei cresciuta, che non ti piace riproporre sempre le stesse cose. Cioè, alla fine di Emma si può dire tutto, ok? Si può dire che è eccessiva, quello che... però Emma alla fine sperimenta più cose, poi possono piacere o no, però c'ha più coraggio. C'ha più coraggio Emma, una che probabilmente anche la vita l'ha messa di fronte a delle situazioni da pesanti, no, da risolvere. Quindi caratterialmente Emma è molto più tosa. Alessandra invece non lo so, e poi ecco, non ho apprezzato questa cosa che in conferenza stampa lei abbia raccontato degli insulti, delle cose che sono arrivati, mi ricordo Solo era adesso. i tuoi amici, cioè io me le ricordo, quegli insulti di Rana, dalla bocca larga e la figlia di Fantozzi, sono cose che io ricordo 15 anni fa. Ecco, mi è sembrata, scusate, una paraculata. Non ne ha bisogno Alessandra. Alessandra, fai una canzone migliore perché tu per carità, poi sono messaggi che è giusto dare, però potevano essere dati anche negli anni precedenti. Si è trovato un momento, secondo me, poco, no, poco opportuno, però ecco, poteva non farlo. Questo, Ok. ok, per me. Vi posso fare una domanda a tutti e due? Certo. Io voglio sapere cosa pensate di San Giovanni, della canzone e di lui, perché io l'ho visto molto depresso e giù. Vorrei un vostro parere. Io? O vuoi andare tu, Simona? No, vai, vai, tanto io mi sono già espressa su... Vai, vai. Ecco. Ah, perché c'è San Giovanni in gara? Vedi, io non sono ad esempio di questo avviso. San Giovanni, ecco, non lo metto sul podio perché non lo metto sul podio, però... La sua canzone a me piace e mi è arrivato, ma proprio come un pugno forte nello stomaco, questo suo stato d'animo sofferente, di rimpianto. Ovviamente sappiamo tutti che la canzone è dedicata a Giulia Stabile e sappiamo tutti quanto Giulia Stabile stia ignorando totalmente il messaggio oppure la richiesta di perdono da parte di San Giovanni, perché sui social lei praticamente Vabbè, chiede. i panni sporchi si lavano in famiglia, a differenza di Voglio qualcuno vedere che San scetta Giovanni, però libri attenzione, però voglio vedere San Giovanni quando sarà invitato da Maria perché ci andrà ad amici a presentare è la già passato se canzone. andasse. Tanto i studi sono grandi, i camerini sono grandi, insomma. Sì, con Cumoli seduto in prima fila non lo so come sarà la faccenda, ragazzi, perché sì, lo sapete che si dice che Cumo e Giulia Stabile abbiano una sorta di legame un po' particolare. Fatto che vogliono. Andranno a C'è Posta per te, vediamo se aprono o chiudono la busta. Né San Giovanni né Giulia di ricadere nel gossip come tanti conduttori o pseudo showgirl che vivono di quello. Ma Quindi. d'altronde io devo ricordarvi che Emma è diventata famosa grazie a Belè Rodriguez e Stefano. Ed è giusto dire le cose come stanno, perché anche qui. Anche Stefano De Martino, ne ha giovato di questo, ricordiamolo, esatto. Ci vogliono probabilmente delle spinte diverse perché forse il talento Invece, non basta. cosa ne Ragazzi, pensate? abbiamo 30 secondi e dobbiamo chiudere. Cosa ne pensate del cambio conduzione dell'isola? Poi magari ne parliamo un'altra volta. Sì, ti rinvieterò volentieri.
Guarda, a me Vladimir Luxuria piace tantissimo, la trovo eccezionale, o lo trovo, non lo so, perché ogni tanto, cioè, lui o lei, se, insomma, si offende sul genere da utilizzare, quindi non lo so, sinceramente a me piace come conduttrice, conduttore, quello che è, ma io amo, e soprattutto non mi piaceva più Ilary Blasi, su questo... A me piace molto. Piacciono sempre, quindi... I cambiamenti. A me piace molto, sì, no, probabilmente dovrebbe cambiare anche a Grande Fratello. Detto questo, ragazzi, il tempo è scaduto. Luca, è stato un piacere averti qui. Grazie, se vai a Luca. La città di Fiume. Quando avete l'agenda libera, io sono molto volentieri vostro ospite la prossima volta. Ehi, Massimo, siamo volentieri. Che comunque Luca tornerà da noi. E assolutamente, noi siamo sì. Volentieri. Un abbraccio. E devo dire una cosa, posso dirla? Io non ho voluto certo. Sapere prima. No, assolutamente no. Gli ho spiegato, Massimo, che tanti artisti chiedono le domande prima e noi siamo obbligati a dargliele, però esatto, per... No, noi andiamo a braccio solitamente. Ogni tanto troviamo qualcuno che non lo fa. Io ho dato carta bianca a Simone, io non voglio sapere nulla. Poi grazie. Se non voglio... Diciamo che ti sei fidato anche di me, questo mi fa piacere, eh? Mancherebbe, per così poco. Siamo stati bravi, dai. Grazie anche tu. Allora, ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima, ci sarà qui... Fortunatamente, perché è saltata la settimana scorsa, ci sarà un ex concorrente di Masterchef eliminato 2 settimane fa, ci faremo raccontare tutti gli inciucetti del programma, chissà se ce li racconterà, e quindi ci vediamo sabato prossimo, sempre alle 16 qui su Sport2You o a Sport. Una prossima a tutti e grazie per essere stati con noi. Grazie. Buona finale. Buona finale a tutti. Ciao.